Ciao a tutti, sono Paolo Bosatra, sono educatore cinofilo di Kazampa e oggi è qui con me la piccola Minù, una bella barboncina toy di circa 2 anni che ora lasciamo andare dalla sua pet mate. Ecco, vai Minù. Oggi parliamo appunto di cani toy. Dobbiamo sfatare dei miti. Si dice che il cane toy sia troppo, diciamo invadente, sia un pochino scontroso con tutti, sia un eterno e grandissimo abbaione. In realtà il cane toy è identico in tutto e per tutto agli altri cani, non soltanto per il fatto che ha 4 zampe e una coda, ci mancherebbe, ma che cosa rende effettivamente tante volte il cane toy, diciamo così, particolarmente scontroso piuttosto che abbaione e quant'altro? Beh, nient'altro è che una sbagliata educazione. Questi cani vengono troppo spesso, diciamo, umanizzati dai propri proprietari ed è ovviamente un errore primario nella sua gestione. Tante volte questi cani difficilmente arrivano a toccare la strada, il marciapiede, perché l'unico punto dove appoggiano i propri polpastrelli è il pavimento di casa. Lo si porta in giro, lo si mette in una borsetta, in un passeggino, evitando così che il cane possa fare il cane. Lasciando che il cane, anche se piccolino, giri, faccia la passeggiata tranquillamente, come tutti gli altri, non soltanto fa sì che il cane faccia il giusto movimento, perché anche questi cani piccolini devono fare, tanto movimento. Ma si va anche ad assecondare un aspetto molto molto importante che è quello con la socializzazione. Attenzione, per socializzazione io non intendo soltanto quella con le altre persone, quella con gli altri cani, ma anche con l'ambiente circostante. Ricordatevi che il marciapiede per il nostro cane è fatto di odori, è fatto di situazioni che il cane deve per forza vedere, deve assaggiare, deve toccare, deve poter fare esperienza. E già questo renderà il vostro cane, anche se piccolino, un cane molto più socializzato, appunto. Un'altra cosa importante è quella del rapporto con appunto gli altri cani. Posso capire che per voi pet mate di cani di taglia piccola possa incutere un pochino di timore il fatto dell'incontro con un altro cane, specie se di taglia media o di taglia grande. Ma cerchiamo di riuscire a vincere un pochino queste paure. Come? Magari semplicemente frequentando un centro cinofilo, laddove gli incontri con gli altri cani vengono, diciamo, gestiti in maniera, passatemi il termine, un pochino più protetta. Quindi si va molto più in sicurezza a far socializzare il proprio cane con altri. Credetemi, questo aspetto è fondamentale per una buona socialità del vostro cane, ma aiuta tantissimo anche voi. Perché? Perché ricordatevi che i cani di qualsiasi taglia sono delle piccole spugne. Perché questo? Perché assorbono il vostro stato d'animo in una maniera incredibile. Sono altamente empatici. Questa cosa fa sì che se voi andate a spasso col vostro cane, incontrate un cane di taglia grande e ne avete paura voi stessi, la vostra paura viene automaticamente assorbita dal vostro cane, il quale cosa farà? Non sentendo in voi la vostra sicurezza, ecco che si ergerà a vostra difesa. Ed ecco perché tante volte il cane piccolino comincia ad abbaiare tanto, vuole aggredire tutto ciò che lo circonda, perché non sente la vostra sicurezza. In questo caso vi manca la leadership, la cosiddetta leadership, una buona leadership che voi potete imparare tranquillamente con un buon corso di educazione e che tanto serve per una vita molto più serena, per quella che io chiamo una sana e corretta convivenza. Bene, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento. Da Paolo e dalla piccola Minù, un saluto, uno scodinzolo e alla prossima!